Ciao a tutti, sono Giorgia Donato, owner di CrossFit Picocca, anche oggi qui su Cipher TV per vedere il workout del giorno. Il workout di oggi è un workout molto metabolico, sono 3 round di 800 metri di corsa e 21 power clean. Il peso RX è 85 kg uomo, 60 donna. Il peso per gli intermediate è un 70 uomo, 47,5 donna, per chi è beginner 40 uomo, 25 donna. Ricordatevi sempre comunque che al di là dei pesi che abbiamo indicato, ogni persona può individuare un peso con cui fare il workout, poi vedremo come. Per fare riscaldamento per questo workout abbiamo pensato, visto che avremo poi il PVC in mano per fare il power clean, abbiamo pensato ad un gioco che potete trovare anche su crossfit.com. Le persone stanno in piedi a cincerchio con il PVC davanti a loro, tipo Mago Gandalf, con il PVC abbastanza lontano. Quando io chiamo destra, ognuno dovrà mollare proprio PVC e andare a prendere quello di fianco. Chiamo sinistra, deve andare dall'altra parte. Diventa abbastanza divertente quando si fanno delle variazioni sul tema o si è molto veloce a chiamare destra, 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 sinistra, sinistra, destra, sinistra. Le persone vanno in confusione, cominciano a ridere come matti e fanno tutti una valangata di burpees. Quindi anche qui ricordatevi, le persone più sorridono quando arrivano in classe, meglio è. Una volta fatto questo riscaldamento, prendiamo in mano subito il PVC e cominciamo a scaldare il clean. Quindi cominciamo con fare prima delle rotazioni del PVC, quindi pass through, presa larga per scaldare bene la spalla. Dopodiché si tratta di power clean, quindi prenderemo il PVC all'altezza della hang, quindi a un pollice di distanza dalle nostre cosce, e cominceremo a scaldare l'high hang position. Quindi da qui chiederemo ai nostri alunni di saltare e di girare tirando su bene i gomiti. Ne faremo 5 ripetizioni dalla high hang, quindi appena sotto il nostro inguine, 5 ripetizioni da hang, cercando di stare bene attenti alla posizione e stare sopra il bilanciere, 5 posizioni da terra. Faremo la stessa cosa con il bilanciere, in cui però il primo lavoro che gli chiederemo di fare sarà con il bilanciere dietro alla propria schiena e spostare in avanti i gomiti per creare la mobilità necessaria per fare bene il power clean. Rifaremo tutto quindi il ciclo delle 5 ripetizioni da high hang, da hang, e da terra. Una volta scaldate da terra, quindi che sarà il nostro power clean, andremo a vedere la tecnica del cycling. Essendo infatti 21 ripetizioni, questo è un peso che, anche se potrà sembrare pesante per alcuno di noi, dove c'è scritto advanced, si tratta di atleti livello games, quindi per un atleta livello games 85 kg e 60 kg sono un peso che è tranquillamente gestibile con ripetizioni touch and go. Immaginiamo che un atleta games potrebbe addirittura voler farli tutti e 21 unbroken, o solo perché non vuole brasarsi e per poi correre velocemente, visto che la maggior parte del WOD è sulla corsa, fare 3 set da 7 ripetizioni. Quindi è necessario andare a vedere la tecnica del cycling, quindi focalizzatevi su: una volta che sono in catch position, questo è il mio riposo, faccio scivolare il bilanciere vicino a me, torno indietro con le anche e mi striscio il bilanciere addosso, tocco terra, riparto subito. Questo lo farete sia con il bilanciere vuoto, consigliamo almeno un 5-10 ripetizioni col bilanciere vuoto, sia con i carichi. E da qui gli dovrete dare anche un buon 5 minuti per salire, fare il ramp up del peso per arrivare al peso necessario. Fategli sempre fare da 5-6 ripetizioni unbroken, perché questo è il peso con cui loro dovranno lavorare. Finito il power clean, andiamo a scaldare la corsa, non indifferente perché abbiamo 2,4 km di corsa. Qui un consiglio spassionato che ci sentiamo di darvi è di andare a vedere una fonte molto importante di riscaldamento, che è il riscaldamento di Chris Inshaw, che potete trovare anche questo sul sito di crossfit.com, ed è un riscaldamento per la corsa, validissimo, potete fare anche solo la parte dinamica, si comincia con la rotazione delle anche e si finisce con lo skip a ginocchia alte, quindi si scaldano caviglie, come dicevo, anche ginocchia, eccetera, ed è molto importante in un workout dove ci sono 2,4 km di corsa scaldare bene questa skill. Detto ciò, non ci resta che augurarvi buon divertimento e alla prossima. Grazie a tutti, ciao!